Pillole di gioia, pagine di sport. Iniziamo queste nostre conversazioni adesso che si pratica meno sport. È il momento di riscoprire la gioia della lettura. È una coproduzione tra WISP Press, la testata giornalistica nazionale della WISP, e il sito internet La Città di Isaura, di cui ideatore e ispiratore è Luciano Minerva. Buongiorno Luciano. Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli spettatori WISP, a cui sono particolarmente affezionato da molti, molti anni. Iniziamo questa nostra prima trasmissione con una buona notizia, Luciano. Corriere della Sera di oggi, ma un po' tutti i giornali, altre 3 settimane di blocco, ma riapriranno le librerie. Quindi è un giorno importante per iniziare proprio questa conversazione su cultura e sport. Qualcuno pensa che non ci sia un nesso, noi siamo di avviso diametralmente contrario. Luciano Minerva, giornalista Rai, scrittore, un passato nella WISP, anche lui come direttore e caporedattore di WISP Press. Per iniziare, Luciano Minerva, so che hai una sorpresa. Sì, in modo che non facciamo una filosofia del rapporto tra cultura e sport, ma partiamo direttamente con una cosa che la fa capire immediatamente. Baggio. In questi ultimi anni nessuno ha offerto agli italiani tanto buon calcio e tanti argomenti di discussione. Il calcio di Roberto Baggio possiede un mistero. Le gambe pensano per conto loro, il piede spara da solo, gli occhi vedono gol prima che questi si materializzino. Tutto Baggio è una gran coda di cavallo che avanza scacciando la gente in un elegante andirivieni. Gli avversari lo aggrediscono, lo mordono, colpiscono duro. Baggio porta messaggi buddisti scritti sotto la sua fascia di capitano. Buddha non gli evita i calci, ma lo aiuta a sopportarli. Dalla sua infinita serenità lo aiuta anche a scoprire il silenzio, al di là del frastuono delle ovazioni e dei fischi. Questo è la miniera da cui ho tratto. Splendori e miserie del gioco del calcio. Luciano Minerva, in questi duri giorni la WISP ha lanciato una campagna che è La palestra è la nostra casa. Ecco, questa campagna è fatta di decine, centinaia di video tutorial che arrivano dagli insegnanti WISP da tutta Italia. Noi cerchiamo di trasformarla da appuntamento di metodologia, di stile di vita attivo a stile di vita attivo attraverso la letteratura, attraverso la cultura, perché c'è un modo di essere sportivi anche con la mente. Pensiamo ai giochi, pensiamo al gioco degli scacchi, e questi sono giorni in cui si ritorna al gioco. Luciano Minerva, volevo anche dirti che alcuni comitati WISP in particolare si sono indirizzati proprio su questa scelta. In particolare andate sulla pagina Facebook del comitato WISP La Spezia Val di Magra, perché ogni giorno c'è un consiglio di lettura, ma ne parleremo nei prossimi appuntamenti. Luciano Minerva, che rapporto c'è tra sport e cultura? È un rapporto che in Italia è stato determinato in senso negativo dalla considerazione di due culture, di cui si è fatta sempre una sorta di separazione non ideale, certamente. La cultura del corpo e la cultura della mente, dimenticandoci che si va che siamo che deriviamo da una mitologia che aveva mens sana in corpore sano. Poi invece c'è stata proprio questa intellettualità della cultura che ha provato a separarsi dallo sport. E però poi ci sono, basta vedere i nomi, gli scrittori che sono passati dallo sport alla letteratura senza nessuna difficoltà, e si capisce che invece lo sport è stato per molti palestra per raccontare, e non c'è cosa migliore dello sport per raccontare.
Basti pensare che Calvino, Italo Calvino, il grande Italo Calvino, a cui noi ci siamo ispirati col nome La città di Isaura, che è una delle città invisibili di Calvino, Calvino nel 1952, lo si trova in tutte le biografie, è stato inviato alle Olimpiadi di Helsinki per l'unità. Stranamente questi scritti non sono mai stati poi pubblicati. Non erano ancora, probabilmente lui faceva un po' di fatica a mettere insieme il racconto dello sport, però questa cosa è un'esperienza che gli è rimasta dentro. In ogni caso, se pensiamo a nomi come Antonio Birelli, Gianni Mura, Sergio Zavoli, che raccontava lo sport non scrivendo in quel caso, ma attraverso il processo alla tappa, ecco, lo sport è uno degli elementi che offrono sempre materia di racconto, e quindi ci sono grandi scrittori come Galeano, appunto, che ne hanno fatto una materia viva di racconto. Luciano Minerva, perché siamo partiti da Edoardo Galeano? C'è un motivo anche personale tuo, che riguarda la tua carriera professionale, che così vorremmo un po' conoscere. Sì, è ormai un aneddoto che fa parte delle mie storie di vita, aneddoto però è vero. Era il 1996 e Oscar Washington Tabarez era già impredicato di arrivare al Milan, cioè quando escono le notizie sui giornali Tabarez sta per arrivare al Milan, quindi era già tutto pronto. Io l'avevo intervistato per Dribbling, la rubrica per cui facevo un servizio a settimana, e mi mandarono Marino Bartoletti, mi chiamò, mi disse: senti, prova a sentire Tabarez se ti può dare un'intervista. Mi disse di sì al telefono Tabarez, presi l'aereo per Montevideo, allora la RAI era abbastanza ricca e poteva permettersi queste cose, e arrivai a Montevideo, chiamai casa Tabarez e mi rispose la figlia: mio padre è fuori e non può dare l'intervista perché il Milan gliel'ha proibito. Come sarebbe? Affittai un cellulare, all'epoca i cellulari erano una cosa preziosa, non è che si potessero... Mi faccia chiamare assolutamente, però dovevo cavarmela, cioè ormai era il mercoledì, il sabato questa cosa doveva andare in onda, non poteva essere stato inviato in Uruguay in attesa che poi il Milan decidesse qualcosa. Entrai in libreria, grazie alle librerie aperte, come hanno riaperto adesso. Lì erano già aperte di sera, quindi per fortuna trovai una libreria aperta. Chiesi a un commesso: mi scusi, voglio capire e sapere qualcosa dello sport in Uruguay. Era la prima volta che andavo in America Latina, non ero uno storico dello sport. E dico: cosa posso leggere? E lui mi diede Il football a sol di sombra, che appunto era, poi sarebbe stato tradotto in italiano, Splendori e miserie del gioco del calcio. Per fortuna masticavo un po', sapevo leggere lo spagnolo, la notte mi divorai questo libro, la mattina chiamai la casa editrice, il primo giorno di America Latina stavo a casa di Galeano senza sapere che era questo mito della letteratura. E ci fu un'intervista molto divertente, molto piacevole. Lui era un personaggio straordinario, vi racconto solo questa piccola cosa, poi se avremo modo di metterla, di vederla. Gli chiesi come prima domanda: come mai l'Uruguay, così piccolo, 3 milioni di abitanti, è così importante nella storia del calcio, due mondiali vinti, mondiali uno organizzato? E lui mi risponde in questo modo: in Uruguay, nelle maternità degli ospedali, quando il bambino sta per nascere, esce ancora con gli occhi chiusi e grida gol. Per questo negli ospedali uruguaiani, nelle maternità, c'è molto rumore, perché sono tutti bambini che gridano gol. Capii che avevo davanti un genio, perché solo un genio ti può rispondere così. E mi innamorai della sua scrittura, della sua lettura. Finì l'intervista per la prima volta. Io ho intervistato tanti campioni sportivi, allenatori, eccetera, e tutto era finito con la stretta di mano, molto... Con Galeano finì con un abbraccio, e quell'abbraccio durò, con un'amicizia che durò fino a quando se ne andò, in sostanza, nel 2014. Grazie per questi tuoi ricordi, Luciano Minerva, e rafforzano la nostra convinzione: il talento va sempre a braccetto con l'umiltà. Il tratto umano con
la competenza e ricordare a Edoardo Galeano questo nostro appuntamento serve a dare degli spunti di lettura che poi ognuno potrà approfondire. Ecco, per concludere, Luciano Minerva, un tratto, un brano, un passaggio che ci possa aiutare a capire chi è stato Edoardo Galeano e perché è importante per noi sportivi ricordarlo. Certo, è quella che spero diventi una delle prime o la prima pillola di gioia di sport, perché noi dal 15 marzo, noi della città di Isaura, stiamo facendo, su richiesta di un'amica bresciana che dice dateci delle medicine per l'anima, voi che avete un'associazione per la gioia della lettura fate di tutto, e sono partite queste pillole di gioia che sono tutti i giorni sul nostro sito e non vedevo l'ora che partissero anche quelle di sport, per tornare anche alle mie origini. È la prima pagina di Splendore e Miseria del gioco del calcio e si chiama Confessione dell'autore e parla sicuramente di cultura e sport. Come tutti gli uruguagi avrei voluto essere un calciatore. Giocavo benissimo, ero un fenomeno, ma soltanto di notte mentre dormivo. Durante il giorno ero il peggior scarpone che sia comparso nei campetti del mio paese. Anche come tifoso lasciavo molto a desiderare. Juan Alberto Schiaffino e Julio Cesar Abbadie giocavano nel Peñarol, la squadra nemica. Da buon tifoso del Nacional facevo tutto il possibile per riuscire a odiarli, ma Pepe Schiaffino, coi suoi passaggi magistrali, orchestrava il gioco dalla squadra come se stesse osservando il campo dal punto più alto della torre dello stadio e il Pardo, Abbadie, faceva scorrere la palla sulla linea bianca laterale e si lanciava con gli stivali delle sette leghe, distendendosi senza sfiorare il pallone né toccare i propri avversari. E io non avevo altro rimedio che ammirarli, avevo addirittura voglia di applaudirli. Sono passati gli anni e col tempo ho finito per assumere la mia identità. Non sono altro che un mendicante di buon calcio. Vado per il mondo col cappello in mano e negli stadi supplico una bella giocata, per l'amor di Dio. E quando il buon calcio si manifesta, rendo grazie per il miracolo e non mi importa un fico secco di quale sia il club o il paese che me lo offre. Splendori e miserie del gioco del calcio. Grazie, grazie Luciano Minerva. Grazie. Una bella giocata, per amor di Dio, una bella pagina, per amor di Dio. Grazie, grazie a Edoardo Galeano. E abbiamo iniziato così questi appuntamenti che proseguiranno tra WISP e la testata WISP Press e la città di Isaura, il sito ideato e coordinato da Luciano Minerva, e ne approfitto per ringraziare anche Elena Fiorani e Francesca Spanò che ci sta seguendo in regia, perché la redazione nazionale WISP ha ideato questo format che speriamo piaccia e possa continuare. Grazie a te, a presto, Luciano Minerva. Grazie a voi. Ciao Ivano Maiorella. Ciao.